Ciao a tutti, ecco come conquistare l'uomo che desideri. Se desideri un uomo e vuoi conquistarlo, devi fare delle cose e devi evitare di fare altre cose. Se vuoi conquistarlo, devi suscitare interesse, devi suscitare attrazione, devi suscitare emozione, devi suscitare dubbio, devi essere imprevedibile. Queste sono le cose da fare. Quindi suscitare attrazione vuol dire dare stimoli, stimoli anche erotici di natura visiva, di natura cinestesica, anche uditiva, quando gli dirai delle paroline, gli parlerai vicino all'orecchio con un particolare tono di voce. E poi ti dimostrerai, diciamo, non bisognosa di lui. Ti dimostrerai sicura e seminerai dubbi, stimolerai anche magari altri maschi a corteggiarti, metterai degli antagonisti. Queste sono le cose da fare, evitando di essere rompipalle, di essere petulante, di essere tignosa, pignola, gelosa, dove sei e cosa fai, perché non mi chiami, qua là, vedo che mi chiamavi, non mi hai chiamato. E sei uno stronzo, e qua e siete tutti uguali, tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena, eccetera, eccetera. Queste sono le cose che devi evitare di fare, perché altrimenti non seduci, non conquisti, ma rovini solo eventualmente una relazione già esistente che magari funzionava pure bene. Perché spesso noi abbiamo dei meccanismi autosabotatori che quando una relazione funziona bene, facciamo delle cose che la facciamo andare male. Allora lì devi capire dentro di te quali sono questi meccanismi che ostano, che ostacolano il libero scorrere delle emozioni, perché fondamentalmente si tratta proprio di ostacolare il libero fluire delle emozioni. Quindi se vuoi conquistare, devi avere una mentalità da premio, devi essere, come dire, considerati come un premio per la persona, e quindi il premio deve guadagnarselo, non è che uno, come dire, il premio Oscar, un attore se vuole conquistare il premio Oscar deve impegnarsi per conquistare il premio Oscar. Non è che il premio Oscar si adatta all'attore per farlo vincere, avviene esattamente il contrario. Quindi noi se ci poniamo come premio dobbiamo far sì che l'altra persona si impegni per avere questo premio. E quindi nel momento in cui noi invece facciamo esattamente il contrario, decadiamo come valore, perdiamo credibilità. Per cui dobbiamo evitare di fare questo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. La domanda va postata nei commenti. Il servizio è gratuito ma valido solo per gli iscritti al canale, quindi ti esorto ad iscriverti al canale. E se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!